Buonasera a tutti, 4 aprile 2019, giovedì pomeriggio, diretta senza preavviso, ma insomma, oggi era giornata di aula e poi commissione, sono rimasto a Roma, al contrario di molti dei miei colleghi che sono ripartiti per le loro, città di origine, ma avevamo commissione esteri e anche di questo vi voglio parlare quest'oggi, per cui, alla fine, insomma, sono rimasto qui, ho deciso di fare questa diretta al volo. Proprio perché sto cercando, come sapete, dopo un po' di tempo di assenza, di essere un pochino più costante e non ho voluto perdermi l'appuntamento con voi. Ma prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, i soliti preliminari. Ovviamente contentissimo di vedere in diretta un po' di voi, Giovanni, Raffaella, Cosimo, vi saluto tutti. Naturalmente vi chiedo di pigiare su questa freccetta dove leggete condividi in modo tale da poter avere quante più persone possibili qui in questa diretta. La stessa cosa vale per voi che vedrete questo video non in diretta ma registrato più avanti, perché naturalmente al termine della diretta questo video resterà sia su questa pagina Facebook ma anche sul mio sito ivanscalfarotto.it e anche sul mio canale YouTube. E quindi eccoci a noi. Dicevo che sono reduce da una seduta di commissione esteri, dove si è verificato un siparietto interessante che tengo a raccontarvi. Dovevamo discutere le fasi finali di un provvedimento di ratifica di un trattato che poi andrà in aula. Ed è un trattato complesso fatto con il Niger. È un trattato che ha anche degli aspetti di cooperazione militare, quindi un trattato direi abbastanza importante, che avevamo firmato noi con il governo Gentiloni nel 2017 e che adesso il governo Conte sta portando alla ratifica. È una cosa che non deve stupire perché, diciamo così, nei grandi paesi la politica estera è una parte della politica governativa che segue una sua certa continuità, cambiano i governi, ma è del tutto normale che in un paese grande, stabile, importante, insomma, nelle grandi democrazie, che ci sia una continuità nella politica estera è una cosa abbastanza normale. Che cosa è successo? Che Laura Boldrini, che era seduta accanto a me e con la quale io appunto lavoro in commissione, su questo trattato aveva delle perplessità perché, diciamo, liberi uguali ha su tutto ciò che riguarda la cooperazione militare naturalmente una posizione estremamente critica e quindi Laura Boldrini ha cominciato a sollevare delle obiezioni su questo trattato di cooperazione con il Niger. Obiezioni circostanziate, importanti, e ha chiesto appunto che questa seduta di commissione non fosse soltanto una mera presa d'atto, ma voleva dei chiarimenti dal governo e dalla maggioranza. A questo punto uno dei parlamentari di 5 Stelle, Colletti, Andrea Colletti, prende la parola e dice: ma se l'onorevole Boldrini, se la presidente Boldrini ha tutte queste perplessità, in realtà la domanda la dovrebbe porre a Scalfarotto, che è seduto accanto a lei, perché noi stiamo ratificando un trattato, un accordo internazionale che in realtà ha stipulato il governo nel quale Scalfarotto era sottosegretario di Stato. A questo punto io devo ammettere che non ci ho visto più, perché guardate, il punto è questo. Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno vinto le elezioni, sono legittimamente al governo, ma hanno, e questo vale soprattutto per il Movimento 5 Stelle, questa pretesa di essere contemporaneamente governo e opposizione. Per cui, nel momento in cui Boldrini ha sollevato dei problemi sul trattato, lui ha rimandato a me la vicenda. Ora, che cosa io pensi di questo trattato? Noi probabilmente, anzi sicuramente, voteremo a favore della ratifica perché lo abbiamo, è vero, stipulato noi, ma oggi il governo che c'è è il governo Conte, quello del quale Andrea Colletti è sostenitore con il suo voto in maggioranza. E la legge di ratifica di quel trattato è una legge di ratifica proposta dai ministri di questo governo, Moavero, La Trenta, ministri che Colletti sostiene. Allora, quello che gli ho detto è: guarda Colletti, tu hai vinto le elezioni e oggi sei in maggioranza, non è che puoi fare sempre l'opposizione. Il punto è che questo disegno di legge di ratifica lo avete presentato voi. Ora, se il trattato che abbiamo firmato noi non vi piaceva, potevate benissimo non ratificarlo, cioè potevate decidere di non portarlo in ratifica o addirittura di bocciarlo in qualche modo, in questo modo. Se avete deciso di ratificarlo,
e una parte delle opposizioni vi chiede una giustificazione, delle motivazioni, non è che tu lo puoi mandare a me. Adesso che cosa io pensi del trattato? Lo dirò quando lo deciderò, quando sarà il mio momento di commentare su quel trattato, di votare, farò tutte le mie considerazioni. Ma se una parte dell'opposizione, che non è il mio partito, è la Boldrini, Laura Boldrini sta in un altro gruppo parlamentare, pone delle questioni, tu sei il governo e tu devi rispondere, non è che puoi chiedere a me di rispondere per il governo. Ed è un modo di ragionare, secondo me, assolutamente insopportabile, perché se uno si è assunto l'onere e l'onore di governare uno dei paesi più importanti del mondo, uno dei paesi del G7, fondatore dell'Unione Europea, come siamo noi, poi se ne deve assumere anche la responsabilità e il peso, perché c'è un peso, c'è una responsabilità. E quindi è vero che il trattato con il Niger l'ha firmato il governo Gentiloni, ma il disegno di legge di ratifica di quel trattato lo ha liberamente sottoposto al Parlamento il governo Conte, quindi è il governo Conte che deve rispondere nella sua maggioranza, perché se avessero voluto prendere un'altra posizione, quel trattato non lo avrebbero ratificato, punto e basta. Ma questo per spiegarvi un po' come funzionano le cose anche in Commissione Esteri. Devo dire, tra l'altro, che la politica estera è uno dei pezzi, come dire, fondamentali del governo di un paese, e il nostro governo, il governo appunto Conte, sulla politica estera balbetta moltissimo. Perché le due parti, Lega e 5 Stelle, come in molti altri casi, sono spesso l'una contro l'altra armate. Il ministro degli esteri, che è un'ottima persona, Moavero Milanesi, è certamente uno che, diciamo così, non è di tradizione leghista e non è di tradizione del Movimento 5 Stelle, è un tecnico di grande esperienza che è stato messo lì anche per garantire probabilmente quella famosa continuità e per rassicurare gli alleati e così via. E tuttavia, come sapete, sulla politica estera noi stiamo prendendo dei granchi enormi, stiamo davvero inanellando una serie di situazioni imbarazzanti. Alcune sono capitate anche durante, diciamo così, la mia pausa sabbatica, ma vale la pena di ricordarle. Il Global Migration Compact, che è questo importantissimo trattato fatto sotto l'egida dell'ONU, sul quale il governo italiano ha preso mille posizioni. Conte ha detto che l'avremmo firmato, poi Salvini è venuto in aula e ha detto che non lo firmavamo più. Alla fine la posizione italiana sul Global Migration Compact, un trattato sulle migrazioni, quindi su un tema di importanza centrale nell'agenda politica italiana internazionale, che doveva vederci interessatissimi, perché figuriamoci, noi con la posizione che abbiamo nel Mediterraneo, se non siamo interessati al tema delle migrazioni. Pensate che quando si è votato soltanto perché è stata Fratelli d'Italia a presentare una risoluzione che impegnava il governo a non firmare. Su quella risoluzione il governo ha deciso di astenersi, cioè la maggioranza su un tema così importante, le migrazioni, un trattato internazionale sulla gestione del fenomeno migratorio, l'Italia non ha niente da dire, nel senso che la maggioranza si astiene. Sul tabellone vediamo tutti i voti bianchi e siamo state noi opposizioni a decidere cosa fare, cioè quella risoluzione di Fratelli d'Italia è stata alla fine accolta perché i voti di Fratelli d'Italia più Forza Italia che votarono a favore erano un pochino di più dei voti di PD più LeU, che eravamo contrari, e quindi la decisione di politica estera è stata presa non dal governo e dalla maggioranza, ma dalle opposizioni, perché il governo e la maggioranza erano praticamente assenti su questo tema così fondamentale. Ma la stessa cosa l'abbiamo avuto sul Venezuela, per esempio, dove sapete che c'è una grandissima crisi con questa dittatura di Maduro, una dittatura feroce che ha messo il paese economicamente in ginocchio, i venezuelani scappano, però. E sapete che c'è questo presidente a interim, Juan Guaidó, che si è autoproclamato, ma non è che si è autoproclamato perché è impazzito, si è autoproclamato perché la Costituzione venezuelana stabilisce che in assenza di un presidente sia il presidente del Parlamento ad esercitare l'interim fino alle nuove elezioni. E poiché l'elezione di Maduro è riconosciuta come irregolare da tutta la comunità internazionale, il Parlamento ha detto, in assenza del presidente, perché Maduro non è un presidente regolarmente eletto, Guaidó, il nostro presidente del Parlamento, deve diventare presidente interim e portare il paese a elezioni. Tutti i nostri alleati, dagli Stati Uniti al Canada, quindi anche paesi alleati governati da persone diversissime come Trump e Trudeau, ma poi tutti i principali paesi dell'Unione Europea hanno riconosciuto Guaidó come presidente interim. Voi dovete sapere però che il Movimento 5 Stelle ha una passione per Maduro.
E quindi il Movimento 5 Stelle si è messo di traverso, ha impedito all'Italia di prendere questa posizione, sebbene la Lega volesse. Siamo stati quelli che hanno bloccato una posizione europea, diciamo di pieno accordo di sostegno a Guaidó. E quindi, poiché il Movimento 5 Stelle, che addirittura nella scorsa legislatura mandò in missione gente come Di Stefano, che poi è diventato sottosegretario agli esteri, Petrocelli, che è diventato presidente della Commissione Esteri del Senato, andarono tutti in Venezuela e dissero, tornarono dicendo che Venezuela era un posto bellissimo, dove facevano bellissimi corsi di educazione musicale nelle scuole. E quindi il Movimento 5 Stelle si è messo di traverso e quindi noi siamo l'unico paese, diciamo, di una grande democrazia occidentale che non ha riconosciuto Guaidó e che tiene questa posizione intermedia in compagnia, noi, di Russia, Cina, Turchia, mentre Germania, Francia, Spagna, Canada, Stati Uniti sono tutti saldamente dalla parte di Guaidó, noi siamo in compagnia della Cina, della Russia, della Turchia, della Siria, dell'Iraq, insomma, paesi di questo genere. E tutta la vicenda cinese l'avrete seguita sicuramente, io me ne sono occupato a lungo e probabilmente delle prossime dirette vorrei raccontarvi di questa vicenda della Cina se non avete seguito i miei interventi in aula. Anche lì abbiamo firmato un accordo politicamente molto visibile che ci ha schierati dalla parte dei cinesi, aspettandoci in un certo senso, sperando in un ritorno economico da parte della Cina. Ma che cosa è successo? Che Xi Jinping è venuto in Italia, ha raccolto questo enorme successo politico che è stato vissuto come un dito in un occhio da parte ancora degli alleati americani, degli alleati europei. Ma poi cosa hanno fatto gli europei? Prima di tutto lui poi è andato a incontrare prima Macron e poi insieme Macron, Merkel e Juncker. Quindi qui è venuto a raccogliere tutti gli onori, ma poi la vera trattativa in sede europea l'ha fatta con tedeschi, francesi e commissione. Macron gli ha venduto 300 aeroplani per un appalto, diciamo così, una commessa del valore di 30 miliardi e oggi ho twittato un video del ministro Bonisoli, il ministro della cultura, che dice: ma come, voi non sapete, il più contento di noi quando abbiamo avuto i cinesi in visita a Roma, il più contento di noi era il ministro Centinaio, il ministro dell'agricoltura, perché abbiamo fatto un accordo di vendita di zampe e orecchie di maiale del valore di 200 milioni, dice Bonisoli. Quindi i francesi vendono 300 aeroplani, noi vendiamo le orecchie dei maiali, perché, dice Bonisoli, prima le mettevamo nei würstel, invece adesso le possiamo vendere ai cinesi. E quindi questa è la nostra politica estera, è una politica estera balbettante che ci vede sempre più isolati. Voi sapete che la tattica è stata quella di essere vicini ai paesi di Visegrad, no? L'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Polonia. Ma tanto per dirvene una, nelle prossime ore, nei prossimi giorni comincia un vertice, doveva esserci un vertice di queste forze sovraniste a Milano e è stato annunciato che Orbán non ci sarà, la Le Pen non ci sarà, quindi anche quei paesi che dovrebbero essere gli amici del nostro governo si defilano completamente, a parte che sono paesi che non ci hanno mai dato una mano in sede europea, né sui migranti, né sulla flessibilità di bilancio, non li abbiamo mai avuti dalla nostra parte. Ma poi pensate se Orbán si fa buttare fuori dal Partito Popolare Europeo per andare con Matteo Salvini. Qualsiasi persona sana di mente, tra la Merkel e Salvini, chi sceglie? E infatti Orbán, bye bye Salvini, se ne vuole restare nel Partito Popolare Europeo. Questa è la nostra politica estera e vi assicuro che se ne parla poco sui giornali, ma è un pezzo fondamentale del governo di un paese e noi siamo terribilmente inadeguati non solo su tante altre vicende, ma anche su questa. L'ultima cosa che voglio dire, perché mi rendo conto che sono già passati 13 minuti e voglio restare, se possibile, nei miei 15 canonici, è la vicenda della Brexit, perché va detto che oggi è il 4 di aprile, il 12 aprile, se non si trova una soluzione, gli inglesi, i britannici anche, non solo gli inglesi, anche i poveri scozzesi che non ne avrebbero nessuna voglia, saranno fuori dall'Unione Europea senza un deal, quindi senza un accordo. Questo vuol dire che dalla sera alla mattina avranno perso, per esempio, tutti i trattati internazionali stipulati dall'Unione Europea, quelli sul commercio internazionale non si applicheranno più alla Gran Bretagna, non avremo idea di che cosa succederà ai britannici che vivono in Europa e ai nostri concittadini e ai concittadini europei che vivono in Gran Bretagna, non ci sarà, dovranno essere messe in piedi dei controlli doganali che oggi non esistono, sarà il caos più assoluto. E tutto questo è nato da una promessa falsa, va detto, una promessa
traditrice dei sovranisti, dei nazionalisti, cioè hanno fatto una campagna elettorale dicendo ai britannici che avrebbero recuperato 350 milioni di sterline alla settimana da dare al Servizio Sanitario Nazionale, non era vero. Hanno detto che fare questo accordo con l'Unione Europea sarebbe stata la cosa più semplice del mondo. E invece a 8 giorni dalla Brexit. In realtà sapete che Brexit doveva succedere poi il 29 di marzo, oggi è il 4 di aprile, quindi siamo già nell'estensione rispetto a quello che diceva l'articolo 50. Brancoliamo nel buio perché il Parlamento di Westminster non è in grado di prendere una decisione, il governo non è stato in grado di far approvare la sua decisione, il suo piano, il piano che Theresa May aveva concordato con l'Unione Europea, è stato bocciato in modo sonoro 3 volte dal Parlamento britannico. Il Parlamento britannico ha deciso di prendere in mano la vicenda, di togliere l'agenda della Brexit dalle mani del governo, ma tutti i voti che si stanno susseguendo a Westminster, si dice Westminster, al contrario di come dicono i miei amici di 5 Stelle, tutti i voti quindi che prevedono varie opzioni, nessuna opzione riesce a ottenere la maggioranza, dei parlamentari. L'unico voto che finora si è riusciti ad avere di un solo voto di maggioranza è una mozione sostanzialmente che obbliga il governo a evitare il no deal. Però ripeto, è una mozione che si è decisa con un voto di maggioranza. Quindi questa addirittura c'è stata una mozione sulla quale si è votato, dove c'è stata l'assoluta parità e ha deciso il voto dello speaker della Camera, Bercow, quello che dice order, order, avete probabilmente sentito. Quindi sono completamente nel disastro più assoluto, non sanno tutto un paese come la Gran Bretagna, uno dei paesi più importanti, più ricchi, con la tradizione più importante del mondo, non ha idea del proprio futuro da oggi a 8 giorni da oggi, è una cosa completamente pazzesca ed è proprio il... Come dire, la prova provata di che cosa vuol dire quando tu metti il tuo destino di nazione nelle mani di incompetenti, di gente che non si rende conto di quello che fa, che mente dicendo delle cose, diciamo così, che toccano la pancia magari del paese, ma che non rispondono ai problemi, e quando poi glieli fai gestire, perché poi la risposta, magari contro la loro stessa volontà, perché magari loro puntavano, uno come Nigel Farage probabilmente puntava soltanto a continuare a far casino, quando gli hanno detto Farage, sì, hai ragione, usciamo dall'Unione Europea, poi a dover mettere in pratica la cosa, si è arrivati a questo punto, che è un punto disastroso. Pensate che cosa vuol dire, per esempio, avere un'azienda oggi in Gran Bretagna e non poter fare piani per il futuro. Ma quando si parla di futuro non si parla di tra un anno, tra 6 mesi, ma la prossima settimana. Ecco, questi sono i nazionalisti, i sovranisti, i populisti, la gente che ci troviamo ad avere purtroppo al governo anche in Italia. Beh, io mi fermo qui, sono le 17:48, sono stato un pochino lungo. Come al solito vi chiedo per favore di condividere questo video che tra pochi minuti troverete sulla pagina Facebook, sulla mia pagina Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e sul mio canale YouTube. L'appuntamento è a domani a una certa ora da Milano, non so ancora quando, dipende da quale volo riesco a prendere, ma insomma domattina torno a casa e ci rivedremo da Milano. Volevo però farvi una piccola finestra di politica estera, spero sia stata interessante, fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo domani e io vi auguro un ottimo giovedì sera. Il fine settimana si avvicina. A presto!